Buonasera Riccardo, benvenuto qui alla Villa Comunale di Marina dei Savuti. Io ti ringrazio per essere venuto perché oggi è una giornata importante per la nostra comunità. Si è appena inaugurato un monumento donato da un nostro artigiano e concittadino di nome Daniele Vena, che abbiamo appena ringraziato insieme a una massiccia presenza della nostra comunità. È stato donato un monumento in onore delle morti oncologiche. Tanti nostri concittadini, ma come è successo a Cleto anche nei paesi limitrofi, sono state vittime purtroppo di questo nemico. E oggi, attraverso questo monumento, il nostro artigiano Danilo appunto li vuole ricordare in un luogo pubblico. Ha donato questo monumento alla nostra comunità. Oggi l'abbiamo appena inaugurato insieme al padre Giampieri, che ringrazio per la disponibilità, insieme al comandante Arcaro della stazione dei Carabinieri di Aiello Calabro. E come dicevo prima, attraverso anche una grande presenza delle comunità sentita e partecipata. Io voglio ricordare che questo monumento è stato programmato con la vecchia amministrazione, con l'amministrazione del sindaco Longo, che stasera era qui presente, e noi abbiamo tenuto a portarlo a conclusione, anche perché il significato è importante. Ovviamente esprime un argomento troppo delicato e sensibile, troppo profondo per chi ha avuto la sfortuna di poterlo toccare con mano. Ecco, oggi abbiamo un luogo dove possiamo condividere, io dicevo prima, condividere sicuramente del dolore, possiamo condividere dei ricordi, ma come abbiamo detto con padre Giampiero, spero da cittadino possa essere non solo un luogo di dolore, ma anche un luogo di energia positiva, perché da una parte ovviamente avrà per sempre un dolore immenso e forse difficile da poter far svanire, dall'altra parte bisogna avere anche l'orgoglio, no? Come persone, di essere stata a conoscenza, essere stata a contatto con persone che hanno in qualche modo lottato fino all'ultimo con grande dignità e rispetto a questa malattia. Quindi per noi deve essere un luogo non solo di dolore e di pianto, ma anche di energia positiva, perché l'esempio che ci lasceranno, il significato, il segnale che ci hanno lasciato le persone che non ci sono più, deve essere di insegnamento per tutti quanti noi. Quindi oggi abbiamo un luogo più importante, grazie a Danilo, che ha espresso anche non solo un grande significato, come dicevo prima, ma anche la sua bravura da artigiano con le sue opere, con poche cose è riuscito a fare una cosa veramente di straordinario. Io lo ringrazio sentitamente da parte mia, ma soprattutto da parte dell'amministrazione e di tutta la comunità, per questo dono che abbiamo accolto veramente a braccia aperte.